Allora, secondo un'indagine che è stata condotta, se non ricordo male, nel 2009 da ANIA insieme a Confindustria, e che era incentrata sulle piccole e medie imprese proprio, emergevano dati che segnalavano dei margini, diciamo così, di crescita per l'attenzione che le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, dedicano ai temi del risk management. In verità, le imprese liguri si distinguevano dalle altre del campione nazionale per comunque una maggior attenzione verso i temi del risk management. In generale, tuttavia, si riscontra appunto che la funzione proprio del risk management sia un pochino spesso sottovalutata all'interno delle piccole e medie imprese. Questo anche a motivo del fatto che un numero di persone, tutto sommato piuttosto limitato, si trova quotidianamente ad affrontare questioni di natura gestionale, quindi molto molto immediate. Tuttavia, partendo da una considerazione che è sotto gli occhi di tutti, e cioè che i mercati sono sempre più globali, e questo dà luogo anche a una grande volatilità proprio in tutti quelli che sono i fenomeni, sia di natura reale che di natura finanziaria, ecco allora che le sfide che vengono poste alle imprese, soprattutto quelle appunto di dimensioni non particolarmente grandi, sfide alla loro redditività e talvolta anche alla loro stabilità, alla loro capacità quindi di superare momenti negativi del ciclo economico sono sempre maggiori. A mio avviso quindi è importante che si diffonda proprio a partire dai vertici dell'impresa una maggiore cultura del rischio e che generi proprio una sorta di equilibrio, raggiunga un equilibrio tra quelle che sono le strategie di crescita dell'impresa attraverso magari appunto la ricerca di nuovi mercati, nuove linee di prodotti, nuovi servizi e al tempo stesso anche comunque una capacità di conservare il valore dell'impresa stessa nei diversi contesti dell'economia.